Quattetes.it è un Michelangelo non statuario come quello di Charlton Heston del Tormento e l'Estasi, ma è un Michelangelo moro, è un Michelangelo avido, è un Michelangelo gnappo, è un Michelangelo arido anche, è un Michelangelo prosaico, è un Michelangelo pieno di errori, pieno di sbagli, quello che interpreta Alberto Testone nel bel Il peccato di Andrei Concialoschi, che è un peccato che non sia un bellissimo film, perché è un film un po', diciamo, con dei problemi anche di montaggio e di, come posso dire, centratura. Però è un film estremamente affascinante su un periodo della vita di Michelangelo, quando lui è già una star, quando lui è già molto famoso, ed è conteso tra la famiglia dei Della Rovere, che hanno portato al papato di Giulio II, e la famiglia dei Medici. E quindi lo vediamo per come lo interpreta Alberto Testone, questo grandissimo attore di teatro che sembra uscito dal marmo, con questa faccia di pietra stupenda. È stato già un Pasolini molto interessante e inedito in Pasolini, La verità nascosta di Federico Bruno, 2013. Alberto Testone è un Michelangelo Buonarroti tra Raff Vallone e Oliver Reed, e con questa viso scavato bellissimo, questa abbronzatura, perché è sempre quasi non sembra avere una casa. È immerso dentro questi loschi anche doppiogiochi artistici con i suoi committenti, è invidioso di artisti più accettati di lui all'interno della vita cortigiana che l'artista deve fare, che lui non può fare, o meglio la fa ma a modo suo, in modo più truffaldino, in modo più gangsteristico. È un Michelangelo veramente molto interessante, quello del peccato di Concialoschi, uscito fuori con appunto anche questa prova di Testone, come sempre molto fisica, ed è un attore veramente che lavora pochissimo per il cinema, io lo trovo fantastico, già mi fece impazzire quel suo Pasolini. Questo è un Michelangelo, devo dire, molto bello, perché è umano, è un Michelangelo che si rotola per terra, gli buttano le feci dalle finestre addosso, e non ha i soldi, o meglio ha i soldi ma non compra l'abbacchio, fa mangiare lo stoccafisso ai suoi allievi, ha un rapporto con i suoi allievi nella sua bottega che non è una bottega, è una sorta di vita di strada, anche ai limiti della forfanteria. Che poi lo vede sempre solo. Infatti è molto bello il rapporto che a volte ha, anche i litigi che ha con questi due suoi allievi che si porta dietro. Insomma, è un film magari un po' sregolato, non è un biopic convenzionale, racconta una fase della vita, ma esattamente come il Tormento e l'Estasi raccontava della creazione della Cappella Sistina. Qui Concialoschi è intelligente perché la Cappella Sistina è stata fatta, e quindi vediamo questi primi anni del Cinquecento con lui che deve completare comunque la tomba di Giulio II, che è un progetto che è andato completamente al di fuori della sua possibilità, perché lo ha aumentato. E quindi vedremo Michelangelo, vedremo quest'Italia bellissima di palazzi dove i nobili sono tutti malati, hanno le pustole, vomitano pus e tossiscono germi nelle coppe d'oro. È ossessionato da Dante Alighieri, conosce solo l'inferno a memoria, chissà come mai, e non c'è musica, c'è solo una voce di Michelangelo che a volte diventa un eco, che è molto affascinante. Smontare il ponteggio, il rapporto col marmo. Il marmo è marmo bianco come lo zucchero. Quando gli parlano del marmo, il Michelangelo di Testone si illumina, lui che è tutto nero, come un tizzone. È un marmo nero, invece il marmo bianco è stupendo. E le scene con gli operai delle cave di Carrara, dove si va a prendere questo marmo, sono magnifiche, perché portano giù il marmo. A un certo punto sembra quasi un film di Werner Herzog, quando fanno vedere questo blocco di marmo gigantesco che deve scendere da una cava ed è pericolosissimo. Il mostro, Michelangelo vede questo blocco e dice: il mostro è mio, deve essere mio. E effettivamente aveva un rapporto col marmo più vivo che con gli esseri umani. Questo
C'è anche una famiglia molto interessante. Il film si apre con una scena esilarante di dramma familiare. La famiglia di Michelangelo Buonarroti, ma che, l'abbiamo mai incontrata? E quindi incontriamo la famiglia di Buonarroti, capisci tante cose. Quindi Concialoschi comincia il film con questa scena bellissima di soldi, di fratelli, di padre, ma voi che ci fate con i miei soldi? Insomma, è veramente Il peccato. Mi ha molto affascinato come film. Non è perfetto come gli ultimi due di Concialoschi, Il postino pazzo nei laghi della Russia del nord, Le notti bianche del postino che vinse un sacco di premi a Venezia, stupendo. Non è Paradise, stupendo, è Inferno, è Hell. Paradise è il film che fece dopo The Postman's White Nights, e lo fece dopo presentandolo a Venezia. Ah, no, arriviamo, viene da due grandi film, ha dei momenti bellissimi, Il rapporto col marmo, tutte le scene con gli operai delle cave, ed è un Michelangelo comunque molto affascinante da vedere per come lo interpreta Testone. Poi arriveremo al bandolo della matassa, che non vi dico, però che ha a che fare con appunto una tensione verso il divino e poi in realtà un risultato inconscio, perché poi c'è anche un processo creativo di scrittura scultorea automatica molto interessante. Con la psicanalisi si sarebbe divertito moltissimo Michelangelo, o forse avrebbe rifiutato in tutti i modi il confronto con uno psicanalista. Perché? Perché, ed è quello che ti trasmette molto bene il film di Concialoschi, l'incapacità di analizzare il processo, il proprio processo creativo, e soprattutto il risultato del proprio processo creativo, fa parte del gioco dell'essere Michelangelo Buonarroti. Ecco perché mi ha dato un po' fastidio alla fine Michelangelo che fa il critico e si autoanalizza con grandissima maturità verso la fine, dicendo delle cose molto interessanti che poi erano state distribuite da Concialoschi per tutto il film. Tensione verso il divino, ma risultato verso l'umano. Non è un caso che conosca solo l'inferno a memoria dell'opera di Dante, ossessione nei confronti di Dante, che porterà a una scena molto bella, quasi horror. E poi questo omino nero, 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 questo marmo nero furioso che si aggira per l'Italia, a volte essendo molto interessato ai soldi, a volte non essendo interessato ai soldi, prendendo una committenza da questo, prendendo una committenza da quest'altro, avendo il piacere di insultare artisti che lui reputa nettamente inferiori a lui. Fantastico, fantastico, è un Michelangelo veramente birbante e tremendamente ragazzino anche, e strafottente nel suo essere outsider. Ed è outsider, e sarà che è così scura la pelle, perché proprio è sempre fuori. Infatti i suoi momenti di gioia principali sono quando interagisce, nelle scene più belle del film, con gli operai di Carrara, quando si trova in queste cave con loro, e sembra che lì sia l'unico posto in cui è felice, perché da lì si estrae la materia che gli permetterà di lavorare. Poi tutto il resto è vissuto con più fatica, soprattutto appunto questo suo mercanteggiare in un modo anche disonesto e infantile, estremamente infantile. Mi piace questo film perché non esalta e non idealizza la figura dell'artista, anzi inserisce molte critiche a livello umano che poi anche egli stesso riconosce, con un eccesso di autoanalisi che mi ha dato un po' fastidio e che arriva verso la fine. Però è veramente, se siete appassionati di storia dell'arte, se siete appassionati di Michelangelo, e guardate che bello un parallelismo con la pietà, guardate che bello Michelangelo che ritrova la pietà nella vita, lui che l'ha fatta un po' prima, secondo la cronologia del film, la ritrova nella vita e cerca un contatto con la sua pietà, una scena magistrale che gli appassionati di storia dell'arte troveranno, secondo me, stupenda, e che potrebbe già solo quella scena, in un film un po' sregolato, che poi va e viene e che finisce anche un po' bruscamente, il film è stato montato e rimontato, però solo quella scena di Michelangelo che incontra la pietà letteralmente, allora la vuole toccare, vale la pena, vale il prezzo del biglietto, vale tutto il film. È la scena di un grande regista attraverso un grande attore che è Alberto Testone. E quindi insomma,
C'è veramente tanta tanta roba. Se siete appassionati di storia dell'arte andrete fuori di testa, se non siete appassionati di storia dell'arte comunque è un film che vi racconta molto bene un momento della vita faticosa e furfantella e piena di contraddizioni, piena di contraddizioni di Michelangelo Buonarroti. Il peccato, Andrei Concialoschi, e c'è quel testone di marmo di Alberto Testone protagonista, che un po' mi ha ricordato l'Alf Vallone e un po' mi ha ricordato anche la cattiveria di Oliver Reed. Ciao Betteist, subscribe! Non è bello come gli ultimi due film pluripremiati a Venezia, The Postman, White Nights e Paradise di Andrei Concialoschi, però è un Concialoschi che veramente vale la pena di vedere, soprattutto al cinema. Subscribe, tutto questo vi bet. Ciao!